Il Pirelli 50 appena arrivato sul mercato, è già un successo preannunciato di Tecnorib, era atteso dal mercato in quanto si pone ormai come flagship della serie Walkround. È l'espressione di anni di esperienza del cantiere, con una collaborazione estremamente voluta da noi concessionari, quindi è l'implementazione di quello che la clientela moderna si aspetta. L'arrivo del Pirelli 50 V-Marine Limited Edition. Questa Limited Edition è esattamente l'espressione da me voluta, da V-Marine cercata, per rispondere alle più elevate esigenze di un armatore tipo che possa essere fruitore di un battello e di un rib di 15 e oltre metri. Il 50 voluto da V-Marine, quindi la nostra Limited Edition, grazie all'ausilio dello studio di Galeazzi, ha concepito un interno versatile con divisione di ambienti e un bagno al centro a tutto vaglio. Il bagno al centro con delle, un sistema di porte a scomparsa dà privacy e garantisce l'utilizzo dello stesso con un ambiente a tutto vaglio estremamente comodo, più simile a uno yacht, e in fase notturna dà privacy ai due ambienti, quindi per ospitare dei figli o anche solo un comandante, un equipaggio, e un doppio accesso consente a entrambi gli ambienti di essere completamente separati. A nostro giudizio è una versione moderna, un'interpretazione estremamente attuale di quella che è l'esigenza che ci arriva da un armatore, da un utente di questa levatura. Il sentimento di voler strizzare l'occhio a qualcosa di storico sul mercato dell'automotive ci ha fatto indurre a emulare le famose ali di gabbiana di Mercedes sulla prua e la tuga di questo rib, quindi ha un'apertura sulla murata di sinistra che consente l'accesso libero all'armatore di in e di out in tutte le fasi del giorno e della notte, quindi gli garantisce completamente un'area privata a cospetto di quello che può essere la zona centrale del rib o la zona di poppa dell'equipaggio. Pensando all'utilizzo di questo bene anche con un'ipotesi di chase boat, quindi è una tendenza del mercato avere beni così importanti anche al seguito di navi ancora più grandi, immaginandoci un'utenza quindi elevata, abbiamo arricchito quella nostra limited edition di una serie di forniture di accessori che la rendessero speciale e sicuramente per un 50 piedi rib sul mercato, a nostro parere, unica. Quindi abbiamo una cucina attrezzata all'esterno con 3 frigoriferi, con glassetta refrigerante al centro del tavolo, quindi che non dia fastidio durante le fasi di pasto, ma che desse anzi il comfort di avere una bottiglia sempre refrigerata e non da cercare in giro su piani di appoggio comunque di un rib, piuttosto che toys adagiati a poppa, ben custoditi e ben alloggiati nelle loro aree dedicate per avere tutto quello che chiede una famiglia con figli sportivi ed esigenti. Possiamo parlare di un sistema di intrattenimento legato a Fusion con più zone e amplificato nella parte social di Poppa, che è la parte più conviviale. Grandi zone prendisole a proa-poppa che nascono già dal progetto originario. Un sistema di luci estremamente ricercato che garantisse, insieme alla domotica di Remarin, dei scenari diversi, quindi con una luce estremamente diffusa e calda, un po' più ambient se vogliamo. Quindi di nuovo usciamo fuori dallo standard di un gommone usato solo per fare il bagno, per approdare invece a atmosfere e a zone che troviamo più su barche di un'altra levatura. Insomma, tutte piccole attenzioni che riteniamo siano di utilizzo dell'armatore così evoluto, così alla ricerca di un oggetto anche che lo possa distinguere sul mercato o anche quando entra in un porto. L'imbarcazione è nata con un progetto e un carattere di versatilità, quindi non preclude sia l'utilizzo come chase boat, proprio perché ha un'area equipaggio dedicata che non andrebbe mai a varcare la soglia di quello che deve essere utilizzato dall'armatore di una nave più importante, ma anche essere all'occorrenza una piccola barca che possa fruire per una famiglia che vuole utilizzarla riempiendo anche proprio le cabine per la zona notte. Quindi diamo a questo progetto, con un carattere V-Marine, un'ampiezza di offerta sul mercato che può essere, secondo noi, il segno distintivo per far sì che le RIB sia di estremo appeal. Il progetto di Pirelli con questo nuovo 50 prevede una coppia di motori Mercury da 600 HP. La stupefacente carena, ancora una volta disegnata dallo studio di Mannerfeldt, abbinata a questa coppia di motori fuoribordo da 600 cavalli, dona al progetto, secondo il nostro modesto parere, una soddisfazione piena. Andare a oltre 50 nodi a pieno carico di tutto e in totale comfort, senza avere un minimo di acqua sulla coperta,
è la risposta più ambiziosa che possa ricevere un progetto come questo. Siamo estremamente entusiasti di aver accolto la sfida di Mercury, vorrei dotare il Pirelli di questa nuova innovativa coppia di motori e penso che anche i nostri clienti possano godere di questa scelta di Tecnorib. La domotica ormai fa parte della nostra vita di bordo, anche sul Pirelli 50 della V-Marine Limited Edition. Grazie a Remarine abbiamo potuto avere l'opportunità di installare il primo Yacht Sense. Lo Yacht Sense è una strumentazione, un software che garantisce all'armatore il completo esercizio sul bene anche a distanza. Quindi con un semplice smartphone, con un iPad, collegandosi all'app di Remarine, il cliente può in diretta sul gommone o a breve con il link, quindi con una nuova app, collegarsi da remoto e poter fare tutte le stesse funzioni e tutte le stesse azioni che compierebbe a bordo. Reputiamo una cosa di nuovo innovativa e un plus per il cliente che si sente integrato appieno con il gommone e può fruirne in maniera molto rapida e intuitiva.